per telefono hai detto che volevi fare una proposta al sindaco di Senigallia che è presidente ANCI, o sbaglio? Ah, vanno alla Civa direttamente, quindi allora magari due parole, Maria Grazia, se vuoi. Sì. Maria Grazia è la responsabile Nardania International d'Italia, che organizza poi i viaggi di Vandana. No, io solo due parole, perché io ho la fortuna di lavorare con Vandana da 10 anni e ho anche la fortuna che da una collaborazione iniziale tra Vandana e la Regione Toscana, dove io all'epoca dirigevo l'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione della Regione per oltre 8 anni abbiamo lavorato insieme. Quando questa agenzia è stata chiusa, Vandana ha fondato a Firenze la prima sede di Nardania fuori dall'India, ha fondato Nardania International, di cui lei è presidente, e io insieme a Gian Marco Pucci siamo immediatamente suoi vicepresidenti, e qui con noi c'è stamani anche Carolina, che è assistente, che è del direttivo di Nardania International e è assistente personale di Vandana, e Ruci, che lavora per Nardania India ma è arrivata ora in Italia per lavorare 2 anni con noi, perché da ora l'Expo, le richieste che ci sono di lavoro in Italia per Vandana sono veramente tante. Io voglio ringraziare la Terra e il Cielo, perché questo incontro è stato organizzato congiuntamente tra Nardania International e la Terra e il Cielo, ma noi abbiamo avuto l'onore di portare Vandana, mentre l'onere di organizzare e fare tutto questo è stato da parte della Terra e il Cielo, e sia con tutto il lavoro di organizzazione della giornata che con il lavoro di Loris sulla carta di Arcevia, sì. Perché sbaglio l'accento, che alla fine devo dire è venuto fuori proprio un bel lavoro dove ci sono tanti principi giusti e importanti che sono di valore comune per tutti. Voglio sottolineare solo una cosa nella giornata di oggi, perché molto lavoro concreto, anche politico, sia del mondo dell'associazionismo sia dei politici sarà dopo, perché è un punto di lavoro, di partenza importante. Ieri Vandana ha inaugurato il Sana, è stato molto importante perché ha collegato l'idea dei semi e della biodiversità all'agricoltura biologica, dicendo che il nuovo modello di agricoltura deve basarsi sulla biodiversità e sulla coltivazione biologica. E ha anche detto Vandana ieri al Sana che lei sta lavorando col Regno del Bhutan per convertire tutto il Bhutan alla produzione biologica, e ha detto: secondo me l'Italia potrebbe essere il secondo paese che fa conversione al 100% del biologico. Percorso che Vandana sta facendo generosamente in tutto il mondo per i semi e per la coltivazione biologica possa aiutare anche noi. Oggi c'è un incontro importante con tutte le associazioni del biologico che, a partire dai contenuti, possono ritrovare valori e iniziative comuni per sbloccare una situazione veramente che ha dell'incredibile. E chiudo qui. La situazione che ha dell'incredibile, gli OGM sono un emblema, perché nonostante una legge, prima non c'era, cioè, nonostante un decreto legislativo, i campi di mais Monsanto 810 in Friuli non sono stati distrutti. Questo non solo dopo tanti anni di battaglia sugli OGM non ci sono leggi che ci tutelano, ma anche quando ci sono, solo in questo caso si trova il modo di non farle rispettare. E da questo punto di vista credo che abbia da riflettere sia le autorità regionali, che potevano trovare il modo per distruggere i campi OGM, che le autorità nazionali, che non hanno provveduto a questo. Ma oltre a questo credo un'altra cosa molto importante, e chiudo. Quello che sta avvenendo ora è molto chiaro.
sul piano scientifico e sul piano economico il modello di agricoltura industriale è fallito e il modello di agricoltura locale si sta affermando nonostante non ci sia nessuna incentivazione da parte della politica. Quello che è assurdo è che si continuano a fare leggi e a fare politiche per sostenere un modello di agricoltura fallito, per impedire proprio che un nuovo modello di agricoltura possa affermarsi. Allora in questo credo che il biologico possa essere il punto di riferimento per dare una spinta a tutta l'agricoltura. Ieri, e con questo concludo, Vandana spiegava in un incontro con i bambini diciamo quello che deve essere il nuovo paradigma economico, e per spiegargli ha detto una cosa bellissima, molto semplice, ha detto: vedi ora chi è in fondo alla fila, chi è ultimo, siccome il nuovo paradigma economico dovrà ribaltare tutto, si troverà in prima fila e sarà il primo, e questo sarà anche l'agricoltura biologica. Era un fatto marginale di nicchia, sarà la parte trainante dell'agricoltura italiana e spero dell'agricoltura del mondo, e Vandana ci aiuterà in questo percorso.